capisce del rischio e voglio cogliere un artista innovatore così precursore, così anche questo è un settore veramente che ha influenzato di più la letteratura mondiale. Cioè, perché ha dato una chiave, pensate voi da dove nasce, dalle condizioni, cioè quando io ho messo in scena questo incontro tra Verga e Pirandello, non si sa nulla ovviamente, sappiamo che quel giorno Verga ha avuto all'omaggio che gli facevano il Teatro Massimo Bellini perché era proponente da tempo come stato, cioè non gli fregava niente di avere un'onorificenza cattiva, quindi non vuole andare. E sappiamo che Pirandello disse, pronunciò un discorso bellissimo, che è una delle cose più belle che lui ha scritto. Come fa questa distinzione tra scrittori di parole e scrittori di cose, a me mi è sempre suggestionato parecchio, perché è anche un'indicazione per il cinema, secondo me. Cioè, scrittore di cose vuol dire, e lui ovviamente fa delle tappe, scrittore di cose è Boccaccio contro Petrarca, ma è anche Manzoni, ma è anche ovviamente Verga. E invece chi è lo scrittore di parole? Annunzio. Quindi quello che per lui è il nuovo assoluto, no? La letteratura che gioca con la parola, che non ha riferimenti in una realtà. La stessa cosa si può dire sul fronte del cinema. Noi incontriamo dei film che ci sembrano, voglio dire, giocare solo con se stessi e non riflettere il mondo, eppure sono magari preziosi, quindi sono magari curati, sicuramente è un grande scrittore d'annunzio. Poi non sappiamo niente, mi sono immaginato questa invece conversazione potesse essere una conversazione più sul vivo, tra come parlano due artigiani, no? E quindi il vecchio capisce che quell'altro sta arrivando alla ribalta, gli sta prendendo il posto e gli dice anche, guarda che tu stai avventurando una strada che non so dove porterà. Questo stato di incertezza di un uomo che fa dell'azzardo veramente, perché ecco, quella componente che in Pirandello poteva anche essere uno di fallimento a un certo punto arriva a concepire un'opera così straordinariamente nuova come quella in cui nel 1920 si facevano, se vi dico il tipo di teatro che si faceva in Italia, completamente inimmaginabile. Quindi già lui è anche regista, questa è la cosa straordinaria di Pirandello, che è un uomo che scrive ma fa regia, che prefigura proprio una regia contemporanea. Mette in scena il regista e lo destabilizza. Il capocomico, che faccio fare a Luigi Boccaccio, è un regista che è destabilizzato da quello che sta accadendo. Questi personaggi che arrivano pretendono, come dice Pirandello, di essere risolti. È qualcosa che in qualche modo ci porta a quello che verrà dopo. Certamente non c'era nemmeno un certo metodo, si poteva immaginare, quindi è anche naturale che quel pubblico che a Roma lo accolse malissimo era un pubblico sicuramente di retroguardia. Poco dopo questa stessa cosa viene riconosciuta e viene incoronato ovunque a Tassi. Pensate che a New York per 2 anni una compagnia ha recitato interrottamente, questa la domenica e lunedì, 6 personaggi. Una cosa incredibile, lo stesso a Parigi, a Londra, però insomma anche in luoghi così lontani, a New York, e si andavano tutti a vedere, e andavano a vedere i grandi artisti, poi riferivano, dicevano, fatto questa cosa sorprendente. Ci sono le cronache che Antonin Artaud, è stato il guru dell'avanguardia ovunque, andate a vedere se questo è rimasto scoperto. Quindi questo è stato non indifferente.